No, non urla e non vi fa svenire. Sembra uno spinacio, ha delle radici orribili ed è estremamente tossica per l'essere umano, tanto che nel peggiore dei casi può addirittura condurre alla morte. Ciao ragazzi, io sono Stefano e dopo quest'intro particolarmente allegra vi voglio raccontare un po' di cose sulla mandragora, una pianta tanto brutta quanto tossica, però che grazie a Harry Potter è ormai super famosa. Ste, cosa sta succedendo? Oh, sto morendo. Lo sai perché sta morendo? Sta morendo perché non si è iscritto al canale di YouTube. Se ti iscrivi al canale di YouTube, guarda, torna felice, visto che roba. Perché questa, palesemente, non è una foglia che abbiamo rubato al mercato qui sotto dalla pila degli scarti, no, questa è proprio mandragora originale certificata. Torniamo al video che è meglio. Partiamo da una domanda semplice. La mandragora esiste veramente o è solo una leggenda? La mandragora, che a volte viene chiamata anche mandragola con la L, esiste veramente e questo era abbastanza ovvio, altrimenti non ci avremmo fatto un video riguardo. Con questa parola di solito vengono indicate un gruppo di piante arbustive appartenenti alle solanacee, che per intenderci è la stessa famiglia di melanzane, patate e pomodori. Molto probabilmente in realtà nell'antichità il nome mandragora veniva utilizzato anche per altre specie dai presunti poteri magici. Di solito la mandragora cresce nel bacino del Mediterraneo, in Europa, nel Nord Africa e nelle regioni malaiane, e ad occhi inesperti può ricordare la pianta dello spinacio o della borragine, che è quella che si usa per fare i famosi ravioli liguri. Chi non li ha mai assaggiati? Buoni ravioli liguri. Tu hai mai assaggiato i ravioli liguri? Io no, mai. Ma come è fatta quindi? Diciamo che ha delle grandi foglie con un gambo molto corto e ha dei piccoli fiori che possono avere vari colori, ma di solito sono celesti violacei. Poi di caratteristico ha dei piccoli frutti gialli rotondi. Sembrano invitanti? Sì, è il caso di mangiarli? No, decisamente no se volete restare in vita, ma su questo punto torneremo più avanti. La mandragora però non è famosa solamente per essere la versione cattiva dello spinacio, ma anche e soprattutto per la forma delle sue radici. Diciamo che a vederle così ricordano un essere mezzo umano, mezzo feto, abbastanza inquietante. Ricordate le mandragore dei libri e dei film di Harry Potter? Ecco, la forma è più o meno quella, anche se poi ovviamente nei film la somiglianza è stata parecchio esagerata per ragioni sceniche. Non a caso però la parola mandragora deriva dal persiano Mandrungia, spero si pronunci così, che vuol dire letteralmente erba uomo. Certo, poi se andiamo a vedere, non è che tutte le radici di mandragora sembrano persone, tipo questa che state vedendo, no. Però ecco, in generale ce ne sono diverse abbastanza inquietanti, tipo questa. In passato c'era addirittura chi distingueva le radici in radici maschio e radici femmina. Certo, una volta la gente guardava al cielo, vedeva due stelle e ci vedeva dentro degli animali o delle cose spettacolari, quindi la cosa non ci dovrebbe stupire più di tanto, però è una curiosità. Il vero problema della mandragora però non è l'essere brutta, ma l'essere estremamente tossica. Nella mandragora infatti non è che c'è una parte tossica e il resto è commestibile. No, no, è tutta tossica. I fusti? Tossici. Le foglie? Tossiche. I frutti gialli? Tossici pure quelli. La tossicità è legata alla presenza di... copione, prego. Sono nomi complicati, quindi grazie capo. Alcaloidi tropanici, nello specifico atropina, yosciamina e scopolamina, o per dirlo in maniera più terra-terra, sostanze che fanno molto male al nostro sistema nervoso. Tre principali sintomi troviamo: arrossamento della cute, aumento della temperatura corporea, dilatazione delle pupille, secchezza della bocca e visione offuscata. Questo diciamo che è il pacchetto base che vi prendete se siete fortunati. Se invece volete il pacchetto premium, cioè mangiate troppa mandragora, potete avere anche allucinazioni, sonnolenza, delirio, tachicardia, spasmi e coma. E infine il pacchetto deluxe, insomma, avete capito come va a finire. A questo punto quindi vorrete sapere come distinguere uno spinacio da una mandragora, così da evitare tutte queste complicazioni. La prima cosa che vi dico è che non vi conviene cercare di distinguerle se la vostra idea è quella di andare a raccoglierle in natura. Certo, ci sono delle differenze, ad esempio nella dimensione e nella forma delle foglie, ma per riuscire a riconoscere la mandragora ci vogliono anni di studi approfonditi. Insomma, lasciamo questa cosa ai tassonomi botanici più esperti. Il nostro consiglio generale, quindi, sia per questo ma anche per altri casi, è di non raccogliere e non mangiare piante che non si conoscono e di non prendere mai questa regola sotto gamba, a maggior ragione con una pianta che potrebbe costare la vita se assunta inconsapevolmente. Chiusa questa parentesi, abbiamo visto cos'è la mandragora e perché è così pericolosa. Ma se vi dicessi che una volta veniva usata come farmaco?
Nell'antichità, infatti, la radice di mandragora era usata per le sue proprietà medicinali, afrodisiache e anche allucinogene. Ne abbiamo riferimento addirittura in alcuni testi mesopotamici, greci, romani, egizi, arabi, insomma, era una pianta abbastanza diffusa. Di solito si usava in piccole dosi e mixata con altri ingredienti per curare ad esempio cecità, calvizie, impotenza, ma anche per la produzione di antidolorifici, filtri d'amore e pozioni magiche. Ma scusa, vi chiederete voi. È un video intero che ci dice e la mandragora fa male, e la mandragora uccide, e la mandragora mi manda in coma, ma com'è che questi lo usavano come farmaco? Infatti non ho mai detto che queste soluzioni funzionassero sempre, né tantomeno che facessero bene a chi le assumeva. Oggi infatti, guarda caso, il suo utilizzo medico è caduto in disuso. In realtà anche all'epoca la gente aveva paura della mandragora e addirittura a un certo punto è stata vietata, perché chi ne assumeva troppa, come abbiamo visto, aveva spasmi e allucinazioni, quindi presto da farmaco iniziò a diventare una pianta demoniaca. Che poi, sappiamo tutti che una volta per essere additato come strego posseduto non è che fosse così complicato. Secondo alcune leggende, nella mandragora infatti c'era l'anima del diavolo o, a seconda dei casi, l'anima di gente meschina morta in malo modo. Infatti, ad esempio, in quella che oggi è la Germania, si credeva che la mandragora crescesse ai piedi delle forche, a partire dai liquidi del morto in decomposizione, e che racchiudesse lo spirito tormentato del criminale. Nel mondo arabo, invece, erano considerata la dimora dei jinn, credo si pronunci così, che erano in sostanza degli spiriti soprannaturali, ovviamente maligni. Non mancano nemmeno le storie sulle sue urla assordanti, come si vede nei libri e nei film di Harry Potter. Infatti si credeva che una volta estratta dal terreno, la mandragora iniziasse a urlare così forte tanto da uccidere, paralizzare, assordare chiunque si trovasse nelle vicinanze. Infatti, cosa facevano loro quando volevano raccogliere la radice di mandragora? Iniziavano a fare riti, emanavano incantesimi, usavano cani neri, corde, oggetti religiosi, crocifissi, il tutto durante periodi precisi della giornata e dell'anno. Insomma, per strappare una radice si mobilitava mezzo villaggio. Ci volevano poi dei riti di purificazione che includessero l'acqua corrente e alcuni oggetti di culto per rendere la radice finalmente innocua. Tutto questo per farne un elisir che probabilmente ti avrebbe ucciso o intossicato. Che dire, bei tempi. Bene ragazzi, grazie per averci seguito, spero che questo video vi sia piaciuto e sono sicuro che d'ora in avanti guarderete Harry Potter con un occhio diverso. Noi ci vediamo per un prossimo video sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao!